Buongiorno a tutti e bentornati in Wonderlair. Cara la mia Syngonium. Nella puntata di oggi faremo una cosa molto bella e colorata. È una delle mie tecniche preferite, a dire il vero è un mix di tecniche diverse, quali inglobare fiori secchi, inglobare immagini e rullo di tamburi. Petri Dish. Da quanto ho visto in giro per YouTube e per tutti i social network, questa è una mia ricetta che condivido con voi con grande gioia. A proposito delle immagini, vi dico solo che nel progetto di oggi sarà coinvolto un animale a me molto caro, le farfalle. Dovete sapere che già da diversi anni ho iniziato a fare la meravigliosa esperienza di allevarne in casa mia. Per chi ama gli animali e la natura è una cosa assolutamente da provare, ma di questo parleremo alla fine del video. Quindi, come posso chiamarlo questo progetto? Boh, facciamo un cuore con inglobati dei fiori, delle farfalle e decorato con un magnifico petri dish super colorato. Vi aspetto dall'altra parte! Per questo progetto ho scelto di usare questo stampo a forma di cuore. Poi ci sarà bisogno di una coppetta in silicone o un contenitore per la resina. Per miscelare ho comprato questi cucchiai ecologici di cui uso solo il manico. Un pennellino molto sottile, dei glitters, la nostra resina epossidica. Poi userò queste bellissime farfalle che ho stampato su un foglio di acetato, delle forbicine da cucito, un normalissimo acrilico bianco, dei colori per resina alcolici, dei fiori essiccati. Io ho scelto una rosellina nel mio giardino e queste splendide ortensie viola che mi sono stati regalati da una cara amica. Cominciamo con 50 g di resina con cui faremo un primo sottile strato. Dal foglio di prima ho scelto queste tre farfalle. E con la forbicina da cucito, piano piano vado a ritagliarle, senza essere troppo precisa e lasciando anche un bordino di un paio di millimetri. Dovrebbe venire una cosa del genere. Poi su uno degli scarti di acetato, per comodità, ho versato un po' di acrilico bianco puro e con il pennellino sottile di prima vado a riempire tutta la figura della farfalla, lasciando comunque quel mezzo millimetro di bordino attorno, in modo che dall'altra parte non si veda il bianco. Perché ho stampato su acetato? Perché l'acetato nella resina scompare, non si vede più. In questo modo, una volta dipinta l'immagine all'interno, risulterà opaca con il suo contorno perfetto, senza alcun bisogno di impazzire a ritagliarla. Prendo un'altra farfalla e faccio la stessa cosa. Questo è il risultato. Metto un pizzico di glitters nella resina di prima e con delicatezza ci appoggio le mie farfalle. Con uno stecchino le faccio sprofondare fino in fondo, in modo che eventuali bolle vengano spinte fuori. E sempre con lo stecchino le rialzo leggermente, perché mi piace che ci sia un effetto 3D e che sembrino sospese. Con la pistola a caldo vado a eliminare le eventuali bolle in superficie. Copro e aspetto l'indomani. È arrivato l'indomani. Anche stavolta ho preparato uno strato di 50 g di resina, una parte della quale utilizzerò per affogare il centro del fiore, come vedete,
che poi vado a mettere a faccia in giù nella resina. Questo è un modo per evitare che sotto si creino bolle. Mi raccomando, fatelo con i guanti. Aggiungo un po' di petali qua e là per creare un po' di movimento. E anche questi li giro da una faccia all'altra, perché voglio essere sicura che se ci sono eventuali bolle vengano fuori e io possa scoppiarle. Sistemo tutto nella posizione che desidero. I fiori grandi li dispongo in modo che sembri che le farfalle ci stiano appoggiate sopra. Ancora una volta con la mia pistola a caldo. Do un'ultima spolverata di glitters. Copro e aspettiamo il giorno dopo. Ultimo giorno. Questa volta sarà una colata più abbondante, 100 g di resina, perché andremo a farci il petri dish e voglio che abbia più profondità possibile. Quindi per il mio stampo in totale, fino all'orlo, sono 200 grammi. Copriamo e lasciamo riposare mezz'ora. E ora è il momento che tutti aspettavamo. Cominciamo! Prima di tutto stendo qualche goccia di colori ad alcol, anche per capire il livello di viscosità. Per questo lavoro ho scelto il blu, il viola e il rosa. E ora andiamo di timelapse. Inizio a riempire a mio piacimento. E quando sono sicura prendo il bianco e lo faccio cadere sopra ogni goccia. Il bianco è diverso dagli altri colori alcolici. Essendo più pesante, precipita verso il fondo dello stampo e trascina con sé i colori, dando vita a effetti cromatici mozzafiato. Da questo momento in poi è tutto a vostra fantasia. Eccolo qui! Chiunque abbia mai usato uno stampo sa quanto è difficile aspettare 24 ore, soprattutto quando si fa questo lavoro del petri dish. Non si vede mai niente. Chi ha già fatto petri dish sa benissimo che dall'altra parte
Non è così. La tecnica Petri dish è stupenda, ma è qualcosa di assolutamente pochissimo prevedibile. E questo rende molto più dura l'attesa, per quelli come me. Ok, allora, andiamo. Io lo mostro prima a voi. E poi lo vedo io. Ok? Bene. Ok. Pronti? Ho paura, non lo voglio vedere. Com'è? Bello o fa schifo? Non sapete quanta ansia, ragazzi? Ho paura. Vado? Lo giro? Vado? Oddio! Oddio! Voi non avete idea. Non avete idea, io stanotte non ho dormito perché avevo paura di aver fatto un errore e di aver caricato troppo di colore. Per prima cosa vengo subito a farvi un close up perché bisogna assolutamente esaminarlo insieme. Ecco, allora i colori sono una cosa mozzafiato, sono veramente carichissimi e mi piacciono un sacco tutti questi filamenti che si sono allungati, sembrano quasi, non so, delle frange. Può venire così, può venire ancora più esplosivo, ragazzi, quindi bisogna sperimentare con il Petri dish. Come vedete, le farfalle non hanno la minima traccia di ritaglio, non si vede in alcun modo che ho lasciato un bordino di acetato perché, come vi dicevo, sparisce una volta nella resina, ne diventa parte. Sembrano appoggiate, sembrano fluttuare. Mi piace anche come sono venuti i glitters e sono molto soddisfatta. Due sole cose mi dispiacciono in questo lavoro. Siccome ho scelto delle farfalle molto colorate, molto sature di colore, e i fiori invece avevano queste tinte così tenui, così delicate, ho pensato che anche i colori di sfondo dovessero essere abbastanza forti per poter contrastare quelle delle farfalle. Ha funzionato, ma il problema è che così ho smorzato i fiori, poverini. La prossima volta credo che userò delle margherite. Margherite e margheritoni sono bianche e gialle, quindi sono tinte che non c'entrano niente con la tavolozza che avevo scelto e che comunque avrebbero fatto un ottimo stacco tra le farfalle e lo sfondo. Mi dispiace immensamente e non so spiegarmi perché questi fiori sono stati seccati un anno fa, quindi è impossibile che siano umidi. Che mi abbiano fatto sui petali in alcuni punti questo effetto scheletro. Se qualcuno è più esperto di me e ne sa qualcosa, se magari mi può dire come mai è successa questa cosa e come evitarla, me lo faccia sapere. Per il resto, ragazzi, io sono felice come una bimba. Bene, questo è il mio quadretto tecnica mista, Petri dish, fiori secchi e stampa su acetato. Non so come altro chiamarlo. Se vi è piaciuto lasciatemi un like. A proposito, sui social mi trovate con questi nomi. Se siete nuovi e siete rimasti fulminati da questo bombardamento nucleare di colori, potete iscrivervi al mio canale, siete i benvenuti. Ecco, ho dimenticato di dire che con questo lavoro siamo arrivati oltre i 300 iscritti al canale e io vi ringrazio immensamente, ciascuno di voi. Grazie infinite per il sostegno che mi date, grazie a chi ne parla e a chi condivide i miei video. Questo piccolo canale un po' alla volta sta crescendo ed è tutto merito vostro. Miei cari, io vi mando un bacione grande così, l'appuntamento come al solito è tra una settimana e ci vediamo nella prossima puntata in Wonderlayer. Ciao! No ragazzi, niente ciao, perché mi sono dimenticata di parlare delle farfalle. Dovete sapere che esiste un kit preconfezionato, diciamo, dove è possibile allevare questi animali dal bruco alla crisalide alla farfalla. È un metodo semplicissimo e le farfalle, i bruchi, sono degli animali che richiedono pochissime attenzioni e vi posso assicurare che la soddisfazione di liberarne una dopo averla allevata fin da bruco, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso che auguro come esperienza ad ognuno di voi. Se questa cosa vi interessa e volete sapere come si fa, fatemelo sapere nei commenti. Farò un video tutorial in questo canale off topic su come allevare le farfalle. Adesso vi saluto definitivamente e vado a dormire che sono sfinita. Buonanotte. Ciao ragazzi, alla prossima!